Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Parliamo di Dybala al PSG. Perché io ho delle perplessità su questa trattativa, su come viene raccontata anche su YouTube, quindi voglio un po' analizzare con voi la situazione. Innanzitutto mi scuso con voi se non riesco a pubblicare ogni giorno qua in Sardegna, ma è veramente complicato fare video, perché fare video qua significa perdere 3 ore del mio tempo, tempo che potrei dedicare agli affetti, agli amici e così via, però vi riprometto che dal 25 il canale tornerà a pieno regime perché sarò a Torino, avrò una connessione rapida che mi consentirà di fare video in maniera molto molto veloce, per cui vi prometto che dal 25 tutto ripartirà alla grande. Per cui iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina. Torniamo a noi e parliamo di questi dettagli di Dybala al PSG. Gianni Balzarini, che è un grandissimo professionista di sport Mediaset che io stimo, devo essere sincero. Da youtuber non ho la stessa stima e vi dico i motivi. Lui ha parlato di un dettaglio in questa trattativa, ok, su Dybala che ha prenotato dei voli per andare a Parigi per chiudere essenzialmente la trattativa. Ha parlato quindi di una trattativa quasi in fase molto molto avanzata. Lui ha buttato in pasto questa notizia al pubblico di YouTube, però secondo me, caro Gianni, qua ha creato tanto sensazionalismo, là devi smorzare i toni, anche avendo questo dettaglio. Ok, come prova o come tassello di questa trattativa, dovevi attendere un pochettino, perché poi questa notizia ha avuto risalto perché è lanciata dai vari Seawolf, da Luca Toselli, che comunque hanno dei numeri molto molto importanti, e hanno scatenato il caos tra i tifosi. Non mi è piaciuta la tua narrativa di questa trattativa, perché si è parlato ben poco di accordi tra PSG e Juventus e penso che siano importantissimi ai fini della trattativa stessa. Una trattativa per chiudersi deve avere prima l'accordo delle società e poi l'accordo tra la società acquirente e lo stesso giocatore. Siamo già in una fase molto molto avanzata per come la racconti, però mancano tanti dettagli fondamentali per rendere tutto il disegno un po' più coerente. Non c'è quindi una narrativa di incontri tra dirigenti della Juve e dirigenti del PSG, c'è questo dettaglio dei voli, è un condizionale, una condizionale molto importante, ovvero se il PSG cederà Neymar, allora andrà dritto su Dybala. Al di là del fatto che cedere Neymar non sia un gioco da ragazzi, perché è un investimento per chi lo acquisterà che richiede un esborso importante di denaro, delle forme di acquisto molto molto particolari, perché comunque visto l'esborso ci saranno delle modalità di acquisto molto molto difficili e particolari articolate. Allo stesso tempo credo che sia poco il tempo che rimane a chiunque vuoi acquistare Neymar il 2 settembre lì. Dietro l'angolo, manca veramente pochissimo tempo per chiudere il mercato e quindi ci sono tante le cose che devono incastrarsi. A me non è piaciuto il fatto che tu hai buttato questo dettaglio che è insignificante se non messo in un contesto più coerente, e allo stesso tempo però mi ricordo che all'epoca di Guardiola criticavi i vari Monblano che riportavano tanti piccoli dettagli esattamente come questo, che raccontavano una trattativa che per me c'è stata tra la Juventus e lo stesso Pep Guardiola, che poi non si sia concretizzata, è un dato di fatto. Tu criticavi e quasi deridevi chi riportava queste notizie. Stai facendo altrettanto anche su YouTube. Se tu sei qua per innalzare il livello, del calcio, della narrativa del calcio e del calciomercato, va benissimo. Cioè, sei un professionista di tutto rispetto e io veramente provo anche un po' di ammirazione. Per te. Cioè, io da Gianni Balzarini mi aspetto un racconto coerente, continuo, di tutta la trattativa, delle società che vanno ad incontrarsi, non di un dettaglio così insignificante che va poi a disegnare, a raccontare una trattativa che magari non c'è neanche stata. A me questa cosa, devo essere sincero, da amante, lettore, ascoltatore, o comunque utente che guarda video su YouTube, che è appassionatissimo di calciomercato, è un tipo di narrativa che non mi è piaciuto. A differenza di questa poi trattativa, Monblano aveva tanti piccoli dettagli che andavano a disegnare un quadro un po' più ampio. Qua c'è solo questo dettaglio dei voli che per me è veramente insignificante. Insignificante. Poi non escludo che magari Dybala vada al PSG, però per ora quel che hai riportato tu è un po' poco per dire che la trattativa è fatta. Questa è la mia opinione. Oltretutto lascio perdere ovviamente il discorso di Ramsey che ha litigato con Sarri e via discorrendo. Non risulta. Lo stesso Di Marzio su questa trattativa del PSG, a lui risulta che il PSG essenzialmente non è ancora interessato, non ha mostrato interesse per Dybala. Per ora io mi fido più di Di Marzio, ma non è perché a me piace ascoltare e sentire quel che io vorrei sentire, perché io ero a favore dello scambio, per esempio, con Lukaku.
però mi risulta che questa trattativa, per come tu la stai raccontando, non sia poi in fase così avanzata. Questa è la mia opinione. Nessuno invidia, anche se penso che ormai tanti giornalisti che stanno qua su YouTube penso abbiano trovato un'altra fonte di reddito e che si stia pensando più alla logica dei numeri e del guadagno e non al contenuto. Questa è l'idea che mi sono fatto. A riprova di questo posso dirvi che io ho contattato personalmente Gianni Balzarini e non ho mai ricevuto risposta. Probabilmente i miei numeri sono sotto i suoi standard. Ovviamente non ho nessun rancore nei suoi confronti, anzi la mia stima nei suoi confronti per quel che dice a Sport Mediaset rimane inalterata, mentre invece le mie perplessità su quel che dice su YouTube, ecco, quelle me le tengo, queste perplessità. Perché? Perché magari lo scopo è diverso rispetto a Sport Mediaset. Chissà. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale, lasciate un like e sempre, fino alla fine, forza Juve! Eu estou aqui.